sempre uguale, non è che cambiano le condizioni, cambiano, è tutto cambiato, no? Non credo che sia una differenza. Io credo che siamo, adesso hanno molta più preparazione, hanno più assistenza, hanno più, noi avevamo meno assistenza, avevamo forse meno pressione, per cui tutto rapportato ai tempi in cui viviamo. Prego, come è nato il tuo amore per il tennis? Come è nato? Io da bambino ho cominciato a giocare a tennis, abitavo in un circolo di tennis, quando cominci a giocare diventi bravino, così, perché ti appassioni, sai, molti ragazzi poi abbandonano lo sport perché delle volte ci sono troppe aspettative da parte tipo, dei giocatori, dei genitori, scusate, dei genitori, degli allenatori, così. E poi ci sono molte emozioni, quando i genitori si curano che il proprio figlio possa diventare un campione, diventa uno su milioni. Per cui quello che noi cerchiamo di fare, cioè di fargli fare sport con spensieratezza, senza pensare che possa essere svolto. Poi se capita, per carità, è bellissimo, è un grande privilegio, però non succede spesso. Ci parli anche di quello che hai detto prima a proposito delle scuole, dello sport a scuola, che è ancora troppo sottovalutato. Beh, ancora siamo indietro. Noi dovremmo, spero, raggiungere un giorno che tutte le scuole primarie d'Italia possano avere le ore di attività motoria, che abbiamo così, perché posso chiamarlo così, di sport, come volete, come succede in tanti altri paesi. Noi ancora questo non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo neanche gli istruttori. Non si può pretendere che la maestra elementare faccia anche l'attività motoria, forse servirebbe spesso anche a lei.